Live Social. Live Social. E buongiorno, ciao a tutti amici di Live Social e Radio Veronica One. Oggi siamo in compagnia di Andrea Avanzato di Adrone Aerial Service. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Grazie a tutti quanti, grazie per l'ospitalità. Grazie a te di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi innanzitutto. Allora Andrea, io sono subito curiosa di sapere innanzitutto un pochettino di te, quindi da dove nasce questa passione, come ti è venuto in mente? Ma guarda, in realtà si tratta di un caso fortuito, no? Che a volte dai problemi possono nascere le idee. Ma meno male, ogni tanto, se no di solito è sempre una tragedia. È vero, è vero. Allora ti dico, mi è sempre piaciuto un po' giocherellare con aeromodelli, ma cose semplicissime, no? Proprio da supermercato, qualche elicotterino così. E poi avevo, diciamo, provato a passare i droni anche comprando qualcosa di abbastanza importante. E un caso vuole che un giorno c'è stato un temporale forte, no, come capita adesso nel 2019, e mi ha provocato un danno al tetto. L'assicurazione voleva le fotografie, chiaramente essendo dei punti un po' particolari, andarle a riprendere sarebbe stato difficile. Allora mi è venuto in mente, ho detto, il drone, perché non usarlo? E mentre facevo questo mi è venuta l'idea, ho detto, ma accidente, se lo faccio per me potrò anche farlo per qualcun altro. Certo. E allora da lì è nato poi l'idea di offrire anche ad altre persone la possibilità di avere dei servizi aerei, specializzandomi poi anche in altri settori, non semplicemente quelli delle ispezioni. Ok, ok. E ecco, allora, entrando un pochettino più nel vivo, diciamo, di quello che fai, che servizi offri? Allora, offro dei servizi di ispezione, che l'abbiamo appunto detto, ma quello cui punto di più sono i servizi a livello architettonico, ingegneristico, beni culturali, gli ambiti, diciamo, un po' particolari, dove a volte fare dei rilievi e comunque ottenere dei risultati prevedono l'impegno di tante persone e comunque di tanto tempo. I tempi sono, ahimè, al giorno d'oggi dei costi. Certo. Quindi, per fare un esempio, un ingegnere, un architetto che devono rilevare una struttura, un'abitazione, un'industria, un capannone o anche semplicemente un terreno per valutare uno sbancamento o qualunque altra cosa, dovrebbero organizzarsi con teodolite, non teodolite, squadre di persone e via dicendo, e impiegarci anche parecchio tempo, anche dei giorni a volte se si tratta di grosse strutture o di terreni vasti. Con un drone chiaramente si può ottenere lo stesso risultato con delle tempistiche decisamente inferiori e con dei costi quindi di conseguenza decisamente inferiori. Un rilievo fotogrammetrico che cos'è? Tanto per entrare un attimino, senza andare troppo nel tecnico, chiaramente. Si tratta di una serie di fotografie scattate in un certo modo, quindi con delle sovrapposizioni particolari, che dalle quali poi si otterranno delle strutture, dei risultati, una mappa ad esempio in tre dimensioni o della casa che abbiamo rilevato, o dell'industria, o del terreno, perché le fotografie aeree dei droni sono georeferenziate, per cui ogni fotografia ha un punto preciso nello spazio e un tot di fotografie montate tutte assieme ricostruiscono esattamente in misura, quindi con le misure reali, quello che abbiamo rilevato. Okay. Da qui si può prendere, il professionista può utilizzare questo risultato che si chiama nuvola di punti e utilizzarlo ad esempio su un Archicad o su un CAD per ottenere i prospetti, le dimensioni, le volumetrie, le curve di livello, tantissime cose. Ok, abbastanza. Beh, è variegato il tuo mondo, direi. Assolutamente. Invece, in ambito di sicurezza ed ecologia, che sono due temi che oggi ci interessano particolarmente, che ci puoi dire? Allora, posso dire questo, che una mia esperienza precedente di 22 anni di volontariato d'ambulanza mi hanno molto sensibilizzato a livello di sicurezza. Se immaginiamo di dover andare a rilevare possibili danni o palesi danni sul tetto di un condominio o in un punto difficile di una facciata, su una cupola di una chiesa, questo prevede sicuramente l'utilizzo di una persona che lavora in quota, con
un camion, un cestello, un qualcosa che prevede anche, ahimè, avere il motore acceso, quindi consumo di gasolio e via dicendo. Con un drone è tutto molto più semplice, innanzitutto perché è ecologico, ha le batterie, mm-hmm. e quindi entriamo anche qua nel discorso del non utilizzo di idrocarburi, ma soprattutto è molto più sicuro perché l'operatore è a terra. A differenza di quanto si può immaginare, i droni dei professionisti sono droni sicuri perché vengono mantenuti a dei livelli standard di sicurezza e di manutenzione sicuramente affidabili, ci sono i registri di manutenzione obbligatori, abbiamo comunque diversi controlli e sicuramente le nostre macchine sono sicure. Per questo motivo io consiglio, non per tirare l'acqua al mio mulino ovviamente, ma di rivolgersi sempre a dei professionisti, certo, sicuri. Non farlo voi in garage. No, anche perché comunque adesso il problema è che una volta c'erano delle regole molto più stringenti in Italia, certo. Poi con l'avvento del nuovo regolamento europeo c'è stata molta liberalizzazione e questa liberalizzazione, ahimè, ha portato innanzitutto a far utilizzare queste attrezzature, questi strumenti che possono diventare veramente pericolosi, anche delle armi volendo, mm-hmm. si può ammazzare la gente, si possono fare tantissimi danni, da parte di persone che non hanno neanche un minimo di istruzione, certo. Perché noi abbiamo comunque dei patentini, abbiamo dei livelli di utilizzo delle macchine, di patentini eccetera, per volare in città ci vogliono particolari come dire, certificazioni, uh-huh. ci vogliono particolari cose che chi non ce le ha può, certo. non potrebbe farlo, e se lo fa comunque può diventare un pericolo, un anche per le persone, certamente. Assolutamente. Andrea, invece, negli ultimi minuti, sì, che ci rimangono, sì, progetti futuri, progetti in atto, dici? Ma guarda, io sinceramente non ho mai posto limiti né alle idee né al futuro, anche perché comunque non ci è dato da conoscere. Infatti, assolutamente. Diciamo che siamo pronti a crescere sicuramente come azienda, però quello che più ci interessa non è tanto la quantità quanto la qualità. Okay. Per cui io tendo a dare magari un servizio di qualità anche con la collaborazione di altre strutture esterne, di altri professionisti esterni, dove non arrivo io, ma sicuramente voglio dare un servizio in sicurezza. In okay. sicurezza, perché io punto tantissimo sulla sicurezza, come dicevo, e sulla serietà di essere un professionista. Del tuo servizio. Esattamente, sì, sì. Va bene. Allora, Andrea, io faccio chiedere subito tutti i tuoi contatti, così i nostri ascoltatori sanno dove trovarti e come trovarti. Dunque, il numero di telefono è il 347-2459-661. Indirizzo via Matteotti 85, Borgodale, Vercelli. Sito adroneaerealservice.com. Mail info@adroneaerealservice.com. Sì, non li ho fatti semplicissimi. Non sapevo che ci mi impappucchiavo, però. Ti ho messo la prova. Adesso la ripetiamo. Dunque, info@adroneaerealservice.com. È andata meglio. Grazie Andrea di essere stato grazie con noi. Grazie. E un buon tutto, davvero. Grazie a tutti. Grazie. E voi amici non andate via, tra poco torniamo con altre storie. Live Social.